C'era un tempo in cui una federazione si chiamava Union Pro Wrestling. E voi magari non sapete neanche che cos'era. Però nel 2005, quando è stata ripresa dalla DDT, qualcuno magari... E che oggi, che si chiama in un altro modo, come si fa a vedere? Vabbè. Quando noi siamo arrivati a guardare la DDT, si poteva ancora vedere nel network della DDT e invece... Vabbè. Vi voglio parlare proprio di questa grande trasformazione da Union Pro a Basara. Ve ne voglio parlare perché, come ogni mattina alle 8 dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per parlarvi di un piccolo aneddoto e particolarità con questo un lariatto al giorno. E oggi vi voglio parlare della Union Pro Wrestling, una promotion fondata nel 1993 e che è stata attiva fino al 1995, salvo poi essere ripresa 10 anni dopo, nel 2005, nel circuito della DDT, che sappiamo aver creato anche un network dove era possibile vederla. Nel 2015, dopo aver festeggiato i 10 anni di attività della promotion, Isami Kodaka annuncia invece la nascita della Pro Wrestling Basara, una nuova realtà che prende il posto della Union Pro. Ed è proprio col nome Basara che, per esempio, io ne sono venuto a conoscenza quando mi sono iscritto per la prima volta al network della DDT. Il nome Basara si può leggere sia come eccentricità, e fin qui ci siamo, sia come Vaira, un termine sanscrito che spero di aver pronunciato nel modo corretto, che significa sia fulmine sia diamante, ma è anche un oggetto simbolico che lo rappresenta nell'induismo e nel buddismo tibetano. Stando a Kodaka, quindi il presidente della federazione, si riferisce a Kabuki Mono, quei samurai senza padroni, Ronin, che si dichiaravano servitori dello Shogun, sebbene agissero di fatto come dei fuorilegge. Insomma, un bel nome complesso, anche di difficile interpretazione, ma interpretabile per ognuno un po' come cazzo gli pare. Nel giugno del 2019 la Basara split dalla DDT diventa di fatto, all'inizio dell'anno dopo, una promotion indipendente. Infatti non si può più vedere nel network della DDT, ora chiamato Wrestler Universe. Negli ultimi anni è riuscita anche ad aprire diverse collaborazioni con altre indie, per esempio la Dove Pro Wrestling, la Triple Six e la Big Japan. Noi cercheremo di capire qualcosina di più anche sulla Pro Wrestling Basara. Capite qualcosina di più anche voi? Magari scriveteci in un commento se vi piace, se la guardate, se vi è capitato di vederla, se ve la ricordate all'interno del network della DDT. Insomma, fateci sapere quello che sapete anche voi, così anche noi impariamo qualcosa di più. Vi ho stuzzicato abbastanza per oggi, vi ringrazio e vi saluto. Torneremo ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8 su YouTube e su Spotify per raccontarvi ancora qualcosina riguardo il mondo del puro reso. Questo è Un Lariatto al Giorno, io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, noi ci risentiamo alla prossima.